Ok, buon lunedì 27 aprile. Abbiamo festeggiato il 25 nel modo giusto, mi raccomando, senza polemiche. Ah, io pensavo alle mascherine. Voi come le usate le mascherine? Le prendete, le buttate da qualche parte, le mettete in tasca, dentro la borsetta, una volta usate? Le buttate via, le rilavate, dopo lavate cosa ne fate, come le mettete, perché se le prendete e arrivate in macchina le buttate sul sedile o arrivate a casa le buttate dove capita o le tenete in mano, in tasca, credetemi, è meglio grattarsi il sedere, annusarsi le dita e ci sono meno microbi. Quindi riflettete sul fattore delle mascherine quando avete davanti, perché comunque vi sta entrando qualcosa di molto pesante nel vostro corpo e nei vostri polmoni, quindi magari non vi arriva il Covid, ma altre cose nei polmoni potrebbero arrivarvi, a piacere magari del governo. Io voglio fare una critica a noi, popolo italiano, dove alla fine mi rendo conto che non siamo mai contenti. Ci chiudono in casa, siamo solidali, ma non siamo contenti. Non lavoriamo, non siamo contenti. Tutto lecito quello che dico e quello che stiamo facendo, però mi fa riflettere, è che non siamo mai contenti. Alla fine ci ritroviamo sempre di, ah, ma questo no. È vero, tendono a prestare dei soldi, ma in un certo modo, giusto o sbagliato, si pretende in un modo, si pretende nell'altro, noi non vogliamo. E che cacchio. Adesso è arrivato quello del 4 maggio, per piacere, dai. Un passo alla volta. Io non voglio difendere il governo, anche perché ho sempre detto che la linea è stata fatta come un concetto di fede. Quando si crede a Dio, si fa in quel modo lì, si crede che il virus si contagi in quel modo lì e se purtroppo si deve fare questa strada qui. L'abbiamo fatta tutti, la faccio anch'io e continuo a dirlo. Quindi a questo punto perché dobbiamo essere così scontenti? Tanto quando poi usciamo, dove andiamo, cosa andiamo a fare? Cosa ci ha fatto riflettere stare a casa? A uscire, a fare lo spritz, a fare tutto quello che, ah, che bello, divertente, a mangiare, a ballare. Tutto lecito, ma riflettiamo. A fare solo quello? No. A stare attaccati e a giocherellare sempre con i nostri cellulari. Quindi alla fine non è che è cambiato molto. Perché il nostro sfogo deriva da il uscire di casa, ma quando siamo poi fuori di casa vogliamo ancora uscire e cosa usiamo? Il cellulare. In futuro probabilmente ci sarà come Star Trek che ci si sposta da una parte all'altra. Quindi cerchiamo un attimino di accontentarci e di non scherzare sempre sulle piccole lettere che ogni persona che dice, in questo caso il governo, e caricarci sopra. È bello, è giusto, ci divertiamo, però riflettiamoci un pochettino. Accontentiamoci da un lato. Quello che voglio, pensavo anche che oggi mi sono messo a fare l'orto con mio figlio e abbiamo messo delle piantine, eccetera, eccetera, e poi avevo una patata che stava germogliando. E allora ho detto, perché no? Io la pelo, la impianto, la semino e chissà mai magari crescono già pelate. Vabbè, dai. Me la sono tirata. A questo punto io voglio dire una cosa seria. Precedenti video fa che ho fatto parlavo dell'alcol, come disinfettarsi. Era una parodia, un modo per scherzare, un modo per, insomma, per vedere le cose da un altro punto di vista comunque, sempre quello, vediamo sempre altri punti di vista, in modo differente da chi è un concetto, chi ha un concetto ed è solo quello, no. E mi fa Trump ha consigliato di iniettarsi la candeggina. Se lo dice Trump, ok, ha detto no, non è così, ci sono gli esperti, io solo ho dato delle idee. Minzia, se le idee sono quelle, dai, cavolo, non scherziamo, no? Cioè, scherziamo, sì, scherziamo, ma cerchiamo un attimino di capire che ci sono dei discorsi che iniettare anche il virus non è la cosa corretta per capire il suo andamento. Altro punto di riferimento che ho detto ai tempi dietro, come dire, lo sputo non contagia. Poi, altro riferimento è, come avete visto dietro, se si vedono, perché io non ho fatto l'inquadratura giusta e precisa, ma in ogni caso forse si può capire di cosa voglia parlare. Feltri. No, voi pensate che io trovi da dire Feltri? Ha ragione. Feltri ha solo fatto, in modo ingenuo, quello che volete, una provocazione, diciamo, e ha detto, vediamo quanti imbecilli sono che si incazzano quando dico una roba del genere.
Ehi, hai voglia. Ma quando mai esiste ancora una persona così, soprattutto di quel livello lì? Giornalisti, di quelle persone che sono informate, comunque non parlo solo di Feltri, iniziano a dire una roba del genere. Lo dicono chi credono al fascismo, chi credono al nazismo, quelle persone lì che hanno ancora un attimino qualche cosa ancora da capire nella vita, perché anche loro hanno un concetto troppo diretto. Quindi alla fine quello che mi viene da pensare è che alla fine lui dice una cosa e tutti hanno voluto sfogarsi di capirne un'altra. No, allora a questo punto io ci penso e dico, vabbè, basta fare un po' il provocatore e uno dice, oggi piove, ma no, non è vero. Infatti no, no, non è vero. Adesso c'è sole. Il meteo ha detto che pioveva oggi, eh. Poi, insomma, fate un po' tutto voi. Al di là di tutto, io adesso vi saluto, perché alla fine, quindi, era solo questo un punto di riflessione, una trovata da dire a noi. Persone, popolo, e una trovata da dire soprattutto di come si deve igienizzare e comportarsi. Quindi la cosa migliore quando voi avete a che fare con gli esperti, dovete anche migliorarvi voi, così gli esperti si migliorano anche loro. Perché quando i consigli vedo che danno qua in un modo o nell'altro, capisco che dentro nella loro mente, nel loro modo di fare, davanti a loro hanno dei pecoroni che vanno che non è la pecora mai quello, ma vanno sempre in una direzione, loro sono obbligati a spiegarla in un determinato modo. Miglioriamoci, andiamo a informarci cosa vuol dire avere il Covid o disinfettarsi o togliere i virus, è molto peggio di quello che ci stanno dicendo, ok? Ma non è per colpa loro, è perché loro sanno che più di tanto non possono darci nella nostra testa, perché noi siamo dei rincoglioniti. Riflettiamo davvero, dobbiamo sempre pensare sul fatto di come funziona il virus. Detto nella logica di una fede, cioè il virus si contagia tramite sputo o tramite dita, ma non è proprio così. Però, dato che non abbiamo altre situazioni o altri elementi per poter dire che non è così, dobbiamo affidarci agli esperti. E se riteniamo che gli esperti sono degli imbecilli, se ritengo che gli esperti sono un po' degli imbecilli, è perché comunque è anche colpa nostra, è che noi non ci informiamo in più per potergli dire no, ascoltami, tu hai detto una cazzata, adesso dobbiamo un attimino rifletterci sopra. Invece no, noi scherziamo sulle cazzate che dicono gli esperti senza renderci conto che noi stessi stiamo andando sempre su una strada senza informarci. Più di tanto. Ciao.